vi faccio vedere anche la fauna di Como. Sono cigni, alla quale però non mi avvicino perché se mi mordono è la fine, ragazzi. Sono animali abbastanza pericolosi. E quel colore strano che vedete non sono sporchi, ma sono proprio così. Infatti mangiano l'erba, non so come mangiassero l'erba. Però comunque l'ambientazione è sempre molto molto bella. Sempre molto molto bello. Se non siete mai stati a Como, veniteci perché comunque io ho fatto tanti tanti traslochi nella mia vita, ma posso dire che questa è forse la città più bella nella quale sia mai stato. È molto molto bella. E qua siamo appunto al Tempio Voltiano. Là c'è lo stadio dove fanno le partite di Serie B del Como. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Io sono stato un paio di volte a vedere le partite, però non sono un grande tifoso del Como. E vorrei andarci, ma non posso. Non posso andare a vedere le partite, quindi niente. Ogni tanto le vedo a casa. Ok, ho attivato anche lo stabilizzatore perché voglio farvi vedere da questa parte. Molto suggestivo. Poi appunto c'è tutto il lago dietro, che è sempre uno spettacolo, soprattutto di giorno. Vabbè, diciamo che non dà il meglio di sé il panorama del lago di Como quando magari è nuvoloso o piove. I panorami migliori sono appunto quando c'è il sole, con i raggi del sole che si infrangono sulle increspature del lago, e quando magari nevica, che ci sono le montagne innevate. E diventa molto molto suggestivo, molto bello. No, no, questo, ragazzi, è uno dei punti più belli di Como città. Attenzione, Como città. Poi vabbè, ci sono tutti i vari quartieri, varie zone di Como. Cioè, diciamo che a Como città questo, diciamo, è il punto più famoso. Cioè, guardate che bellezza. Nulla a togliere comunque ad altri posti d'Italia che sono bellissimi, magnifici. Però questo è Como. Barche, yacht, battelli. Ecco, uno voleva vedere il lungolago e invece niente. Questa è la situazione. Hanno sistemato tutta la parte davanti e stanno rifacendo tutta questa parte qua, probabilmente per sistemarla, renderla, diciamo, tutta a tema, tutta uniforme, ecco, con la parte nuova. Peccato che questa era molto carina, però boh, vabbè, vediamo cosa esce. Almeno vedo gli operai che lavorano, quindi vediamo poi cosa verrà fuori. Speriamo bene. Ok. Finita tutta la parte dei cantieri, siamo arrivati finalmente alla parte nuova. Abbiamo rifatto il cabinotto dei biglietti e qui finalmente è tutto aperto. Tutta questa parte io non l'avevo mai vista, quindi per me è una vera e propria sorpresa. Vedo che le transenne non le hanno messe, almeno quelle di plexiglass, cioè addirittura ci sono proprio quelle dei lavori distrutte, fratto. Cioè, scusate, adesso vi faccio vedere. È un gran peccato, fra l'altro. Cioè, oltre che essere molto pericoloso. Cioè, ma vi pare? Che quasi un bambino non sta attento, si lancia fuori. Vabbè. Però, cioè, non so perché hanno rifatto tutto il lago
tanto cerco di stare lontano dalla gente perché non ho neanche sulla mascherina, con tutti i cinesi e cose. Non so perché hanno rifatto tutto il lungo lago e non hanno messo delle transenne normali, hanno lasciato queste proprio dei lavori che comunque sono molto pericolose, secondo me non sono sicure per niente. Però dai, nel complesso comunque è bello, cioè è bello largo, bello spazioso, c'è una bella bel camminatoio, no, si dice camminatoio, adesso è bello spazioso e si può camminare tranquillamente, alla fine non è male. Vediamo se mi fermo, magari si vede un po' meglio. Andiamo. Questa è la parte appunto nuova del lago di Como dopo il dopo Piazza Cavour. Quello è il famosissimo Hotel Palace che è qui a Como forse dal 1800. È bellissimo, oltre che estremamente costoso. C'è lì un ristorante che mi ha sempre ispirato, peccato che appunto di un hotel così di lusso, cioè il ristorante di andare lì con i miliardi. Io ogni tanto vengo e entro nel cortile perché ci sono sempre macchine pazzesche. Cioè c'è stata una volta, non so se c'era un raduno o qualcosa, c'erano Lamborghini, Bugatti, Ferrari, Porsche, proprio dei barboni, ecco. Ma ce n'erano alcune che, ragazzi, erano pazzesche. Dovrei avere ancora le foto, però mi sa che sono sull'altra scheda SD. Tanta roba, vabbè, ovviamente frequentato da gente ricca, famosa e cose del genere, visto che a Como siamo famosi anche per quello, per i VIP che vengono a vivere, a stare qua. Allora, là in fondo vedete il monumento di Libeskind che ha donato alla città di Como. Magari un giorno vi porto a vederla sulla diga foranea. Cioè è carino, è un po', ha una forma un po' particolare che ricorda, da quello che so, tipo i poli delle batterie, no? Il movimento della corrente, una roba strana, no? In onore appunto di Alessandro Volta, di quello che ha fatto. Vabbè, qualche giorno magari mi avvicino e ve lo faccio vedere meglio. Ci sono passato vicino ma non c'avevo voglia di andare fino a là. Poi in realtà sono venuto fino a qua, quindi potevo tranquillamente farlo. Niente, questo è quanto. Aspettate, mi devo soffiare il naso. Basta, siamo arrivati praticamente alla fine della zona nuova. Vabbè, là più avanti c'è un piccolo monumento con una frase un po' strana. Non so se poi l'hanno tolta, ma mi ricordo quando l'ho letto ho detto: ma che cazzo di proverbio è? No? Un po' alla Aldo Giovanni e Giacomo. Non è un proverbio, è la vita. Vabbè, magari adesso ci passo e ve lo faccio vedere. Perché, comunque bello, tutto molto bello. Qua siamo in piazza Matteotti. Magari un giorno, adesso no, perché sinceramente sono un po' stufo, vorrei anche andare a casa. Però mi piace sempre passeggiare quando c'è il sole. Comunque un giorno magari passo anche dal Duomo e vi faccio vedere anche il Duomo. Magari ogni tanto appunto scendo a Como e faccio dei video, dei tour, diciamo, della mia città, per quanto possa raccontarvi la storia di Como che fondamentalmente manco io conosco. Quindi magari posso anche, come si dice, studiarmela un po'. Comunque vabbè, storica. Poi c'è la Casa del Fascio, che comunque adesso è diventata una stazione della finanza. Ecco qua, siamo arrivati. Allora, vediamo se l'hanno tolta. A parte che è diventato una rudiera. Che cazzo è tutto bruciato? Che cazzo è successo? Ah, eccola. Allora, c'è scritto: il mondo è tutta questa realtà che con un altro nome piace anche chiamare cielo. Nella sua curvatura si raccoglie ogni vita. Ma che cazzo vuol dire? Che non c'è neanche il nome di chi l'ha scritta sta cazzata.
poi magari qualcuno che è di Como magari può anche spiegarmela sta roba, ma io sinceramente non l'ho proprio capita. Vabbè, comunque fatta, torno indietro e per oggi direi basta. Oggi ho fatto un video un po' diverso, appunto era partito come un solito aggiornamento live, poi in realtà è degenerato perché mi faceva piacere farvi vedere la mia città. Quindi niente, da Como è tutto, io vi saluto, ci vediamo alla prossima, anzi ci vediamo live.